Benvenuti a tutti. Oggi è venerdì, 8 aprile 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Gemelli. Luna amica, almeno a mezzo servizio. Per tutta la mattinata la luna nel vostro segno continua a manifestarvi amicizia, nonostante la doppia quadratura di Giove e Nettuno che tentano di confondervi le idee. Battaglia persa per loro stavolta, perché con il ferreo Saturno e con Marte battagliero a favore, oltretutto in combutta con il vostro astro guida Mercurio, sarete voi ad avere la meglio, perfino per il re dell'Olimpo, che non potendo battere in ritirata si volta semplicemente dall'altra parte, guardando altrove. Non illudetevi però di averla fatta franca vita, nel pomeriggio la luna cancerina tornerà a battere il tasto delle spese. Ma voi sempre incoscienti anche nei momenti di crisi economica, vi farete trascinare dal senso estetico di Venere allo zenite e dalla voglia di normalità, regalandovi quel pantalone o quel vestitino così carino, tipicamente primaverile, che costa un occhio. Una coppia molto unita, i partner si amano e pensano al futuro. Coppie che trovano equilibri nuovi e interessanti per far crescere il proprio amore. I single possono sperare di incontrare persone giuste che li amaranno e sapranno creare le condizioni per unioni molto forti. Bene l'influenza di Giove esercitata in questa giornata con un pomeriggio che potrebbe essere ricco di sorprese e di vantaggi. Colloqui vantaggiosi per lavoro e affari. Il lavoro vi vede impegnati in una fase particolarmente difficile, dovrete trovare le energie emotive per impegnarvi a fondo. Non aspettatevi gratifiche o riconoscimenti, è un periodo difficile ed è facile che siate scoraggiati. Chi cerca un lavoro dovrà affidarsi alla ricerca di qualche contratto a termine. Alti e bassi. Se il tuo umore sarà nero, cerca di renderlo grigio. Oggi una salutare passeggiata vi farà sicuramente bene, lasciate a casa l'auto e respirate un po' di aria buona. Cambiare ogni tanto vi farà sicuramente del bene. Troppi legami con il passato possono frenarvi, recidete subito ogni legame con il passato, non lasciate che questo turbi ancora il vostro presente. Coraggio, il futuro sarà vostro nella misura in cui troncherete ogni legaccio con il vostro passato. L'amore avanza tra tante piccole difficoltà e fraintendimenti, in qualche caso sta venendo a mancare la naturale sintonia di coppia. Se vi sentite stanchi e svogliati non date sempre colpa allo stress dei giorni scorsi, in effetti vi servirebbero nuovi stimoli, ma se non li cercate non li troverete. Possibili oggi inviti a feste o a cene, non accettate subito di slancio ma cercate di tergiversare almeno un po', quel tanto che basta a non far trapelare la gioia per aver ricevuto l'invito. Vitalità e grinta. Eccellenti opportunità nel lavoro. Buona salute. Novità favorevoli. Incontri piacevoli. Voglia di imparare cose nuove. Approfittate delle buona stella e concedetevi anche di spendere qualche soldino in più, ne varrà la pena. È venuto il momento di mostrare a tutti di che pasta siete fatti. Oggi attraete i vostri amici come se foste una calamita. Vi chiamerà più di uno, non fate gli scontrosi e passati del tempo con loro, vi rallegreranno la giornata. La sfera amorosa sarà del tutto soddisfacente. Vi godete aspetti positivi di Sole e di Mercurio quest'oggi entrambi nell'amico Ariete che continuano ad allietarvi, malgrado Nettuno Pesci sia ancora imbronciato con voi. È la prontezza di spirito a dare il titolo di maggior risalto alla giornata, grazie appunto al mix di valori scoppiettanti saturniani, marziani e lunari che si proiettano sul vostro segno. Dal settore affettivo, professionale, per arrivare fino a quello familiare, trovate sempre la soluzione giusta. Protagonisti a mezzo servizio con la luna mattutina in trigono a Marte e Saturno, due pessimi soggetti secondo l'astrologia latina, ma poiché con voi interloquiscono con un aspetto positivo la loro durezza e ostinazione alla lunga è destinata a farvi buon gioco. Nessun vero problema neppure per la quadratura di Giove megalomane e di Nettuno fantasioso allo zenit, vi spingeranno a esagerare un po' perdendo di vista le misure della logica e del buon senso, ma quando si è innamorati delle proprie idee e del proprio lavoro succede. A proposito di innamoramento in serata sarà il cuore a cantare, o meglio a cantare la sua canzone,
grazie al passaggio lunare in Cancro in perfetta sintonia con Venere in Pesci. Appuntamento o invito andato a buon fine. Amore ed Eros. Se vi siete innamorati ma non avete ancora esplicitato i vostri sentimenti, stasera sarà il momento giusto, sostenuti da una luna romantica insieme golosa, un bell'invito a cena in un locale tranquillo e non troppo elegante, perché la virtù sta sempre nel mezzo. Sfoggiate il vostro eloquio simpatico e il vostro solido background culturale, ma date spazio anche all'altro perché possa raccontarsi e lasciarvi capire se si tratta davvero della persona giusta, oppure no. Solo allora fatevi avanti, in amore come in guerra servono strategia e lungimiranza. Siete come rinati. State vivendo una nuova fase quasi insperata. Le stelle vi stanno regalando una vivace intraprendenza e voglia di mettervi in gioco. Sensazioni che da tempo non provavate. Un generoso Urano dal segno buon vicino del Toro si occupa di far spirare un vento di passione che allieterà di aria nuova la sfera emotiva, specie se appartenete alla prima decade. Il pianeta delle svolte in un segno così stabile, affettivo e concreto espande i vostri estri e la voglia di piacere a tutti, il desiderio di non lasciarvi sfuggire nessuna buona occasione. Avrete tante opportunità a portata di mano, sappiate coglierle. Lavoro e denaro. Grandi progetti interessanti anche se ancora di là da venire sul fronte della concretezza a cui si accede per gradi. Il rischio è quello di farsi trascinare dalla fantasia perdendo di vista i confini della realtà, ma il potenziale creativo è così interessante che, statene certi, non finirà nel dimenticatoio. Più difficile tenere il passo con i programmi scolastici, interrogazioni ed esami si concluderanno con esiti poco brillanti, al punto che vi converrà ripetere al prossimo appello. Complicazioni anche in viaggio e questo sì che per voi giramondo è un vero smacco, ma con i venti di guerra e la pandemia che ha ripreso a correre. Qualche problemino ve lo porrete. Prudenza con le spese, anche se vi piacerebbe non siete un paperone. Respira liberamente. Cerca di non lasciare che i pesanti fardelli vi appesantiscano. Ci può essere una tendenza a pensare a tutte le cose che potrebbero andare male. Pensando a queste trappole, esse si manifesteranno. Pensate quindi ai lati positivi. In overdose di impegni siete in un vortice di faccende, in una girandola di imprese, specie se avete scelto di abbracciare la libera professione. Concedevi anche il giusto relax in certi momenti, vedrete che renderete ancora meglio. Divisi tra il dovere e il piacere, alla fine oggi non vi farete mancare nulla, tenendo un piede sul roller skate e l'altro in ufficio. Benessere. Fegato delicato, forse per il piatto e il bicchiere che riempite troppo. Molta cura dell'aspetto, se allo specchio vi vedete ingrassati correte subito ai ripari pensando già all'estate. Precauzione prematura magari, almeno lasciate passare Pasqua altrimenti i vostri sforzi saranno invalidati dalla pastiera e dall'uovo di cioccolato. La moderazione resta la via più intelligente per non ingrassare e dimagrire a fisarmonica col rischio di ritrovarsi a 50 anni già mollicci e con la pelle cascante. Il sistema nervoso, un po' troppo sollecitato da diverse questioni di carattere personale, potrebbe causarvi problemi di digestione. Provate a rilassarvi, lo yoga potrebbe rappresentare una soluzione ideale. Per lei. Voglia di viaggio prepotente ma insieme frenata da considerazioni di ordine razionale, checché se ne dica, l'economia ha sempre le sue ragioni, il virus circola ancora, e sebbene lo si spacci per una semplice raffreddore. Ne fareste volentieri a meno. Per lui, la vostra filosofia, ogni lasciata è persa, e visti gli attuali chiari di luna forse avete proprio ragione. Colore delle emozioni, bianco latte. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 9, finanze, 8, benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.